Buongiorno a tutte, incredibile ma vero, riesco a fare un video con la luce del sole. Non so quanto durerà perché è pieno zeppo di nuvole, per cui vedrete sicuramente questo sole, questa luce che va e viene. Portate pazienza, ma insomma ne approfitto finché riesco a registrare in una mattinata abbastanza libera. Video dedicato ai saldi, penso che sia il primo di altri video che ne seguiranno. Sto aspettando anche un ordine online, per cui arriverà di sicuro un seguito. Inizio subito. Primi giorni di saldo ho evitato totalmente di recarmi nei negozi perché è una cosa allucinante. File, gente che fa addirittura code fuori dai negozi dall'alba, per cui mi sono guardata bene nell'andare a dare un'occhiata, ho atteso giorni seguenti, ho trovato ovviamente qualcosina anch'io, non super scontato, anche perché sappiamo soprattutto per i negozi di abbigliamento bisogna attendere ormai diciamo le ultime settimane dove praticamente le cose vengono tirate dietro. Comunque sono stata da Zara, Kiko, Bijou Brigitte, H&M, The Zenis e Accessorize. Inizio subito nel dirvi che da Accessorize sono stata nei due punti vendita che ci sono qui da me. Nel primo ho acquistato solo ed esclusivamente tutti i ciondoli che riguardano l'albero di Natale, tutti gli addobbi che solitamente acquisto ogni anno ai saldi, anche perché li rivendono al 70%, insomma sono ovviamente super scontati e non si può lasciarli lì. Purtroppo, stupidamente, non ci ho pensato, li ho già inscatolati insieme all'albero, per cui non posso farveli vedere, comunque insomma non era questa gran cosa. Ecco, bellissimi per quanto mi riguarda, però insomma i classici ciondoli, dondoli come diciamo noi per l'albero di Natale. Invece sono stata nei giorni seguenti in un altro punto vendita e ho acquistato alcuni astuccini, pochettine che sapete benissimo che devo prendere sempre, soprattutto quando sono scontate, perché Accessorize insomma è abbastanza caretto durante l'anno. Ho preso questo astuccino, spero che sì, dai, dovreste capire bene il colore, che ha un cavallino barra mini pony davanti e dietro a tutta questa serie appunto di unicorni, dovrebbero essere più che cavallini, che avevo già visto in stagione, mi piaceva tantissimo e l'ho trovato scontato, era l'ultimo, per cui ovviamente me lo sono accaparrato. Tutti questi astuccini vengono 8,90 euro, contate che li ho pagati la metà. Poi ho preso quest'altro che mi piace da morire, anche perché sono i classici astucci barra pochette di Accessorize in plastichina trasparente. Adesso all'interno c'è un fogliettino, ma insomma vedete è proprio trasparente, ed ha il design di questa macchinetta fotografica, mi piaceva da morire. Tutte queste cose comunque già le adocchiamo in stagione, per cui sono andata praticamente a colpo sicuro. Poi ho preso questo astuccio che, se mi seguite insomma da tempo, in tutte le altre haul dei saldi di Accessorize noterete che li ho sempre acquistati. Ogni anno ovviamente cambiano il soggetto centrale, però io li adoro innanzitutto per la forma, perché sono rettangolari e super lunghi, per cui comodissimi da tenere, insomma per trasportare anche make-up. Io li uso sempre per i pennelli e in più è trasparente, mi piace tantissimo, per cui ho preso anche lei scontata. Questo astuccino invece è per Emma, devo ancora farglielo vedere, lei adora Minnie, non potevo non acquistarglielo, è un astuccino in cotone con tutte queste bambine vestite da Minnie, insomma con le orecchie, questi vestitini carinissimi, per cui ho preso anche lui. Con Accessorize ho finito. Poi passiamo a Kiko. Dunque, da Kiko non ho trovato quello che tra virgolette puntavo, era già finito praticamente tutto, però ho acquistato tre cosine, ne volevo prendere due, la terza sono stata invogliata dalla commessa, insomma sapete anche voi che quando si va da Kiko praticamente vi farebbero comprare il negozio. Ho preso un pennello, ma va, della linea Daring Game, io sarò l'ultima sicuramente che ve lo mostra, questo è il Face Brush. Mi trovo benissimo con i pennelli di Kiko, per cui insomma ho voluto acquistare anche lui, tanto più scontato al 50, vorrei dire, credo che adesso sia venduto sui 7 euro circa. È questo pennellone enorme con una doppia faccia, vedete da un lato è bianca, dall'altra è nera, è fatto, tagliato anzi, tipo cuoricino, spero che insomma capiate, però insomma lo conoscerete tutte. Mi piace tantissimo soprattutto perché è fitto, vorrò provarlo con la cipria oppure con la terra minerale, vi farò sapere perché
mi incuriosisce parecchio. Poi ho preso due smaltini, questi della linea Daring Game, che io avevo già comprato quest'inverno in altre due colorazioni. Ho preso questo viola fucsia, che è il numero 02, e un nero, classico nero, il numero 06. Non ne possedevo neanche uno di questa colorazione, per cui insomma a 3 euro ci stava. Il terzo acquisto, che non era assolutamente mirato, non mi serviva, però insomma la commessa mi ha convinta. Non so quanto buono sia, perché non ho mai sentito parlare così bene dei mascara di Kiko. E mi ha convinta ad acquistare il mascara Overblow Volume, questo, che ha uno scovolino che sinceramente non è che mi convinca tanto, perché credo che sia abbastanza duretto. L'ho aperto in negozio, ma insomma vabbè, ho detto proviamo, mascara in più non fa mai male. Ha questo scovolino qua, vedete, ha i dentini abbastanza duretti, abbastanza dritti nel vederlo. Insomma, vi farò sapere, se qualcuna lo conosce mi dica com'è. E con Kiko terminato. Poi sono stata da Bijou Brigitte, ho acquistato questa sciarpa che io adoro, anzi questo foulard più che sciarpa, la posseggo già con base marrone, classica sciarpina foularino e dai sciarpina maculata, però mi piaceva troppo con il fondo azzurro. Penso di utilizzarla soprattutto in primavera e estate su una magliettina semplicissima bianca o canotta bianca, sapete che io adoro le canotte. E niente, insomma, era scontata al 50, questa al posto di 12,90 è venduta a 6,48 euro. E tra l'altro non sembra da qua, ma questo effetto stropicciato, una volta che voi la indossate e fate il classico nodo, vi garantisco che è bella pomposa come la Ela vi dice sempre, per cui fantastica. Poi ho preso due collane, tanto per cambiare, questa molto particolare per quanto mi riguarda, assolutamente non vista, perché insomma non è la classica collana pomposa tipo questa che indosso, che tra l'altro è di Bijou Brigitte anche lei. Questa è praticamente il cordoncino in cotone che forma una treccia ed ha questo centrale triangolare tutto battuto stile antico con una pietra in centro, mi piace veramente tantissimo. Questa è scontata del 60, al posto di 14,95 viene 5,98. E come ultima collana, anche lei secondo me è super particolare, è questa, aspettate che la sistemo perché un po', eccola qui, è questa collana in base oro, metà rigida, metà morbida, con tutta questa cascata di gocce viola che trovo veramente favolosa. Anche lei è molto estiva, però credo di abbinarla comunque anche sopra un maglioncino, vedete, tipo questo bianco basico, mi piace veramente tanto ed è super leggera, cosa che credo che sia, insomma, che cerchiamo bene o male tutte, perché insomma più cose hanno, più perle, pietre compongono queste benedette collane che vanno tanto adesso e più pesano, invece queste sono super leggere. Poi sono stata da H&M ho comprato qualcosina di scontato e qualcosa non. Parto con gli accessori tra virgolette pucciosi, sapete che io prendo tutte cosine pucciosine, non scontate. Dunque, innanzitutto ho preso questo cerchietto, ovviamente per Emma, non per me, anche se sinceramente mi piace, anche perché io adoro i cerchietti, meraviglioso, è un mega fiocco tutto ciccioso con tutte queste paillette super colorate, super abbinabile con qualsiasi abitino, anche perché insomma vedete ha tutti i colori dell'arcobaleno. E viene 3,99 euro, lo trovate adesso perché è in stagione. Dopo ho preso questo astuccino barra pochette, sempre nel reparto bambino, con tutte queste bocche sul arancione fluo, è molto particolare come apertura, vedete, una volta chiuso è veramente sottilissimo, però è molto carina secondo me. Eccola qua, una volta aperta e riempita risulta bella compattina, molto molto carina. E questa sempre a 3,99 euro. Poi, non scontata, ho trovato, tada, Hello Kitty è ricomparsa nel reparto bambino magicamente. Ho preso questo portafoglio, portatessere, portamonete, insomma è veramente slim, è piccolissimo, si apre sotto, vedete, è proprio strettissimo, però insomma è carinissimo, magari per portare via anche solo il bancomat magari oppure qualche monetina. E è venduto adesso, non è assolutamente scontato, mi sembra che sia sui 3,95 euro, 4,95 euro, ecco, una cosa del genere.
preso, abbiamo preso, perché una è per me e una se l'è scelta Emma, queste due spazzoline, ovviamente non vi dico neanche qual è la mia, le trovate sempre nel reparto bambino a 3,99€. Invece, passando alle cose scontate, aspettate che metto via un po' di cose, altrimenti non capisco più nulla. Dunque, saldato, ho preso questa pochettona stupenda, soprattutto per il colore. È un viola, non lo so, fluo, che veramente vi acceca, è super morbidissima e tra l'altro la potete anche stringere, perché vedete, ha i bottoni qua nei lati che vi danno modo di farla un pochino più compatta. Io l'ho tenuta aperta anche perché, come vi dico sempre, quando trovo delle pochette così grandi le utilizzo praticamente come, insomma, le riempio con altri oggettini che trovo prima di arrivare alla cassa. Ho preso una serie di scatoline di Hello Kitty che erano vendute a 1 euro anziché 2,99 per Hello Kitty, buonanotte per Emma, che vanno sempre bene perché lei adora i cerottini con tutti i personaggi, mini pony, Hello Kitty e quant'altro. Poi ho preso una serie di pennelli, i miei preferiti, quelli famosi che vi ho nominato in tutti i miei video, col manico e crew. In realtà ne ho presi 4, 2 però li ho regalati a mia mamma, 2 me li sono tenuta io, che io adoro, li trovo fantastici, li hanno scontati a 1 euro, per cui non potevo lasciarli lì. Ho preso questa confezione di 3 braccialetti elastici, semplicissimi, li vedo un po' estivi, uno verde, uno color, è un classico marroncino trasparente, sembra quasi ambra, e uno nero al posto di 4,99€, era venduto a 3€, vabbè, non c'era questo gran sconto. Una coppia di bangle a 3€ al posto di 9,95€, questi, uno azzurro turchese e l'altro arancione, il classico arancione, secondo me simile Hermès, sto sta parlando. E sempre tema make up, ho preso questo temperino sempre a 1€, che va sempre bene. Scontate poi un paio di calzine barra ciabattine per Emma, guardate che amore, in maculato, hanno la soletta sotto, per cui insomma vanno benissimo anche per uscire tra virgolette sul pianerottolo, diciamo così, no? non servono solo per stare in casa. Al posto di 7,99€ sono vendute a 5€. Come collana invece ne ho presa una sola, perché ne avevano di scontate ma erano praticamente sfasciate, erano distrutte tutte quelle che ho visto io. Questa al posto 17,99€, secondo me era carissima in stagione, l'ho pagata a 7€, la trovo fantastica. Questa era un'altra mia mira, speravo insomma che la scontassero, e insomma è stato così, ne sono felicissima. Con H&M ho finito. Poi sono stata da The Zenis. Da The Zenis ho fatto vari giretti, non sono andata assolutamente i primi giorni, mi sono rifiutata perché è il classico negozio che ha le code che si vedono in tutti i telegiornali fuori dal negozio fin dall'alba, cioè una cosa veramente indecente, non potrei mai. Sono andata in 3 tranche, 2-3 volte sono passata, tipo un giorno ho preso una cosa, un altro giorno due, insomma vi ho fatto l'accumulo, vi mostro tutto. Due paia di leggings a 7€ al posto di 14, insomma erano scontati alla metà. Questo, un leggings insomma tagliato normalissimo, nero, però la particolarità di avere le copelle in centro. Altro leggings che ho già indossato, in realtà li ho già indossati tutti e due, ma questo in particolar modo l'ho fotografato anche su Instagram, è questo maculato, non è assolutamente un maculato sfacciato secondo me, anche perché non mi sentirei altrimenti a mio agio nell'indossarlo. Poi ho preso questo maglioncione che adoro, l'avevo visto già in stagione, speravo lo scontassero, questo effetto glitterato con tutto questo filo metallico all'interno, fantastico, è in base nera comunque, morbidissimo, è molto semplice però con una bella collana gioiello come amo io, secondo me è bellissimo. Poi ho preso due maglie abbastanza basiche, però hanno la particolarità questa di avere la manica corta, essere molto lunga, per cui portabile con i leggings, ed ha tutta questa cascata di
paillette sulla parte frontale. È molto festoso, molto tra virgolette natalizio, però sinceramente l'ho già indossato e l'ho provato, più che indossato, non l'ho messo per uscire, ma l'ho provato qua a casa e sinceramente lo metto tuttora, lo metterò tuttora, insomma, non mi interessa, anche se avesse la classica alce davanti, anche se è passato Natale, chissene. Là, e era scontato, scusatemi, non vi sto dicendo i prezzi, sempre al 50, l'ho pagato sui 12 euro anziché 25. Stesso discorso per questo, pagato 12,95 euro, scontato, sempre della stessa serie, però è nero semplicissimo, è arriva la vita questo, e ha la particolarità di avere la solita cascata di paillette, però solo sul finale della manica, vedete? Molto carino, mi piace soprattutto il tessuto. E come ultime due cose, ho preso queste maglie da sottogiacca, diciamo così, che io posseggo già nel colore nero, che sto strausando, veramente mi piace tantissimo. Le ho trovate scontate in grigio, sono particolari, vedete, hanno la manica tagliata, è una manica corta, tra virgolette, perché vi copre solo l'inizio della spalla. Però è super confortevole, sono lunghissime, per cui portabilissime coi leggings, anche loro scontate al 50, alla fine le ho portate via a 9,95 anziché 20 euro. Una in grigio, cioè molto basica, però alla fine sono le cose che insomma mi porto avanti negli anni, e una color top, questo marroncino chiaro chiaro chiaro, insomma mi auguro che capiate, girocollo semplicissima. E con The Zenith ho terminato. Passiamo a Zara. A Zara ho fatto un affarone, cioè nel senso, sono molto soddisfatta. Avevo provato in stagione la famosa, ve l'ho nominata anche nel video dei miei regali di Natale, la famosa ecopelliccia Simil Storez, che ormai vi ho fatto una testa tanta. Bianca, non l'avrei mai acquistata in bianco perché non me la sentivo addosso, più che altro come colorazione, già sono alta, sono bionda, con questa pellicciona bianca no. Durante i saldi vado a fare un giretto e mi trovo davanti la sua gemella, però in un altro colore, scontata al posto di 99,95 euro, che non avrei mai speso in stagione, anche perché insomma alla fine è uno sfizio, e l'ho pagata sui 60 euro, qua adesso non c'è il cartellino scontato ma me lo ricordo, guardate che cosa ho trovato, lei però in questo color marroncino molto chiaro, veramente molto molto bella, ha una questa, diciamo, questa ecopelliccia veramente morbidissima, super confortevole, e vi ripeto, già la puntavo da tempo, me l'ero già messa via, ho detto vabbè, mi sono comprata lo smanicato col cappuccio, ve l'ho fatto vedere nel mio video dei regali di Natale, e però mi era rimasta un po' lì perché era una cosa insomma che mi sarebbe piaciuta, mi sarebbe piaciuto comprarmi, insomma, per cui insomma l'ho trovata in questo colore, non ho assolutamente potuto lasciarla lì e sono felicissima di questo tra virgolette affarone. Avrei preferito spendere di meno, però insomma ho detto di sicuro non la trovo più e me la sono accaparrata. L'ultima cosa che ho preso, sempre da Zara, è questo maglioncione, sempre con questa finta ecopelliccia sulla parte davanti e dietro. Questa sembra un simil capretta, è veramente bellissima, morbidissima, ha la particolarità di avere le maniche in lana e ha lo scollo veramente molto bello, perché praticamente è dritto e vi va, non so come dire, arriva praticamente da spalla a spalla, è molto molto particolare, anche lui lo vedo con una bella collanona magari lunga, super confortevole, e se non sbaglio dovrei averlo pagato sui 30 euro anziché 60, veniva veramente tanto questo maglioncino, non l'avrei mai preso, insomma, a prezzo pieno. Con questo sì, è tutto, la prima tranche di saldi è finita, aspettatevi di sicuro minimo un altro video, spero insomma che vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi che cosa avete trovato, se c'è qualche altro negozio che sta facendo super sconti, perché adesso Zara secondo me non è ancora arrivata al top per quanto riguarda la scontistica, lo farà sicuramente le ultime settimane, anche se ho visto delle cose veramente carine, però insomma secondo me è ancora troppo care. Con questo vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!